siamo al giro di boa per quanto riguarda la 35esima edizione del Salone del Libro a Torino. Grande affluenza, tanti giovani, scuole, eccetera, ma anche belle presenze, artisti che hanno voluto presenziare in questa edizione straordinaria qui a Torino. Ci troviamo nello stand della regione siciliana, Sicilia e i luoghi della cultura, e guai se fosse il contrario. Vabbè, qui è stato presentato il libro Federico De Roberto, Ernesta Valle, Parole d'amore e di letteratura, edito da La Nave di Teseo. E bello anche naturalmente la bella presenza di Sara Zappulla Muscarale ed Enzo Zappulla con Mario Andronese, Enzo Papa ed Elisabetta Sgarbi. Sentiamo loro e poi continuiamo a girare questo salone straordinario nonostante la pioggia fuori, però qui si vive un'atmosfera veramente straordinaria e molto bella, c'è molta cultura. È appena uscito, quindi è freschissimo di stampa, questo corposo carteggio fra Federico De Roberto, l'autore dei Viceré, e Ernesta Valle, una nobildonna milanese. Il titolo è Parole d'amore e di letteratura, perché è un carteggio fondamentalmente amoroso, ma naturalmente, poiché si tratta di 800 lunghe e dettagliatissime lettere, non parlano solo d'amore, ma anche di quanto in quegli anni De Roberto sta scrivendo, dei suoi progetti, dei suoi desideri, per esempio affermarsi nel campo teatrale, per avere la possibilità, lei sta a Milano, lui a Catania, di trasferirsi nel capoluogo lombardo, lui che è collaboratore del Corriere della Sera, della Lettura, che naturalmente ama questa città che in quel momento storico è capitale, possiamo dire, della cultura, con i suoi editori, Treves, le sue case, sue proprio, Galli, eccetera, case editrici, ma anche i giornali, il Corriere della Sera, Albertini, i caffè letterari, i salotti e soprattutto i teatri. Allora, c'è sicuramente, abbiamo visto questa sete di cultura, l'abbiamo notato in questi giorni a Torino, al Salone Internazionale del Libro, c'è questa sede di cultura anche nella nostra isola? Sì, nella nostra isola più che la sede di cultura c'è la cultura. La cultura perché vediamo, visitando i vari stand del Salone del Libro, che gran parte della letteratura italiana tra 8 e 900 proviene dalla Sicilia. Basta fare i nomi: Verga De Roberto, Capuana, Sciascia, Pirandello, Tomasi di Lampedusa, Vittorini, Brancati, cioè voglio dire, io pensavo proprio stanotte a una mostra che noi facemmo per l'Istituto Italiano di Cultura del Cairo sui volti e luoghi della Sicilia letteraria, cioè collocare i vari scrittori in ogni posto dove sono nati e comunque dove hanno svolto la loro opera. La Sicilia era piena di facce di scrittori con lunghi elenchi di opere, tutte opere importanti. Noi stiamo parlando solo di quelli che hanno una rilevanza nazionale, perché se poi parliamo di quelli che hanno una rilevanza meno nazionale ma comunque sempre importante, voglio dire, la Sicilia diventa veramente. Per la verità però devo dire che in questo ultimo tempo mi pare che ci si dedica di più alla lettura e soprattutto alla scrittura, che non fa male. Quindi c'è veramente, dicevamo ieri, che per la Sicilia più che luoghi del turismo si deve parlare di luoghi della cultura, che sono anche luoghi del turismo, luogo della rinascita economica, eccetera, perché attraverso la cultura, che ne dica il vecchio ministro,
con la cultura si incrementa il turismo, certo, si incrementa l'economia e si incrementa soprattutto la crescita morale e sociale di una realtà. Abbiamo percorso insieme le tappe per attraversare lo specchio e arrivare al salone, per essere sempre più vicini al fantastico mondo di questa edizione. Molti gli appuntamenti imperdibili per i tanti che hanno affollato il Lingotto: Sonia Bergamasco, Maccio Capatonda e Nino Frassica, Carlotta Perego, Maurizio De Giovanni, Stefano Nazzi, Luciana Letizzetto, Carolina Crescentini e tanti altri autori e autrici. Proprio la Crescentini, una delle attrici italiane più amate del momento, ha prestato la sua voce e la sua interpretazione alla prosa di un'autrice di cui come Amélie Nothomb, Il libro delle sorelle. Gremitissima la sala per seguire l'evento. La festa del libro continua.